particolari quelli che stiamo vivendo, giorni in cui le nostre certezze, la nostra normalità, le nostre idee sono state messe a dura prova. Ognuno di noi ha potuto constatare come la perdita della quotidianità ha un peso notevole per la propria vita. I nostri spazi di libertà sono stati ridotti. Ognuno di noi ha dovuto rinunciare in nome di una tutela maggiore dei diritti, che è quello della salute, ha dovuto rinunciare alle proprie abitudini, appunto. È proprio in questi momenti che dobbiamo dare dimostrazione che riusciamo insieme a superare le difficoltà nella misura in cui tutti quanti non solo facciamo la nostra parte, ma tutti quanti dedichiamo maggiore attenzione alle esigenze e ai bisogni altrui. Volevo fare stasera con voi una riflessione che mi deriva direttamente dalle tante sollecitazioni, dalle tante riflessioni, dalle tante considerazioni che Papa Francesco ci ha regalato, donato in questo periodo. La riflessione a cui faccio riferimento è quella relativa alla solitudine delle persone che si trovano a dover governare, a dover essere responsabili di una comunità a qualsiasi livello, civile, sanitario, di qualsiasi livello appunto. Queste persone che proprio in questo momento devono prendere anche decisioni, le volte gravi, difficili, dobbiamo rivolgere il nostro pensiero. In questo momento si ha bisogno tutti della collaborazione, della vicinanza, dell'amicizia, proprio in un momento in cui le distanze fisiche ci allontanano. Ecco perché c'è bisogno di un maggiore impegno da parte di tutti quanti noi. E voi, con il rosario che avete ripreso in questo mese, nel mese di maggio, voi, insieme a tutti quanti, potete fare una parte fondamentale. Facciamo in modo che le nostre preghiere possano essere rivolte anche a chi in questo periodo deve prendere delle decisioni. E spesso queste decisioni sono prese in solitudine, ma noi non facciamo mancare la nostra presenza, non fate mancare la vostra presenza con le preghiere. Siamo certi che il Signore ascolterà le nostre preghiere, ma altrettanto dobbiamo essere certi, collaborare, fattivi, propositivi, che queste preghiere possano trasformare anche i nostri comportamenti quotidiani. Ne abbiamo tanto bisogno, ne hanno bisogno le persone che rivestono ruoli importanti a qualsiasi livello. Quindi rivolgiamo a loro un pensiero attraverso il Santo Rosario.